Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura alla pagina politica con il Movimento 5 Stelle che ha denunciato oggi in una conferenza stampa l'incompatibilità del governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, nella guida dell'ente come presidente della giunta, inviando una segnalazione alla giunta per le elezioni e una lettera al presidente del Consiglio regionale di Pangrazio. Il Movimento 5 Stelle ha anche ribadito che bisogna subito tornare al voto. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Consigliere Marcozzi, oggi siete tornati a chiedere le dimissioni del presidente D'Alfonso, ma sulla incompatibilità del governatore nella doppia carica di senatore e presidente della regione avete passato la palla anche al presidente del Consiglio regionale di Pangrazio. Beh, dal momento che il presidente D'Alfonso sembra non voler procedere a questo atto di responsabilità, che secondo noi è scegliere una delle due cariche, abbiamo chiesto e insomma, depositeremo una richiesta di convocazione della Giunta per le elezioni al presidente di Pangrazio, che è presidente appunto anche della Giunta per le elezioni, affinché all'interno di questa giunta in Consiglio regionale si prenda atto dell'avvenuta incompatibilità del presidente D'Alfonso, che è divenuto ufficialmente incompatibile con la sua proclamazione il 16 marzo. Ribadite anche che bisognerà tornare poi subito al voto, non ci potrà essere nessuna ordinaria amministrazione. Assolutamente no, non è consentito dalla legge. Il Presidente di Regione, come è stato spiegato in un parere che abbiamo chiesto agli uffici legislativi, nel momento in cui decade e quindi sceglie di fare il senatore, non può essere sostituito. Il Vicepresidente Lolli non può compiere nessun atto se non quelli espressamente previsti dall'articolo 141 del regolamento, che sono pochissimi. E l'unica cosa, l'unica funzione del Vicepresidente Lolli sarà quella di emanare un decreto per le nuove elezioni e dunque traghettare la regione a nuove elezioni, che è quello che gli abruzzesi vogliono. E a stretto giro è arrivata la replica del Partito Democratico e quindi della maggioranza che sostiene D'Alfonso, affidata a Camillo D'Alessandro. Il Movimento 5 Stelle, ha detto D'Alessandro, dovrebbe garantire un governo al Paese dopo le elezioni del 4 marzo, piuttosto che sperare e lavorare affinché si blocchino le istituzioni. Questa è dunque la replica del coordinatore della maggioranza in Consiglio regionale, che continua nel merito giuridico. Si ricorda che il regolamento del Senato affida alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il compito di verificare eventuali sopraggiunte condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità. A seguito delle deliberazioni della Giunta, l'eletto dovrà procedere a rimuovere l'incompatibilità entro il termine perentorio stabilito dalla Giunta stessa. Sarà questo il termine rispettato dal Presidente D'Alfonso, dice ancora D'Alessandro, che apre successivamente la procedura regionale. In conclusione, recita ancora la nota, sarebbe cosa buona ed opportuna che tutti fossero interessati a fare in modo che il governo regionale sia nella pienezza dei poteri fino alla fine. La guida sarà esercitata per il periodo successivo dal vicepresidente Lolli affinché gli abruzzesi abbiano un'istituzione funzionante e non congelata. E proseguiamo con la pagina politica. Adesso ci occupiamo delle prossime amministrative a Teramo. Renzo Di Sabatino, candidato sindaco del Partito Democratico, annuncia che è pronto a ritirare la propria candidatura per favorire una sintesi tra i due candidati civici, Gian Guido D'Alberto e Giovanni Cavallari. Il PD teramano intende così sostenere un candidato unico tra i due contendenti, che ora però dovranno accordarsi. Sentiamo Tania Bondici Castelli. Colpo di scena nel centro-sinistra teramano, nella complicata partita che si sta giocando per individuare un candidato sindaco unico di coalizione. Renzo Di Sabatino, attuale presidente della provincia di Teramo, candidato in pectore del Partito Democratico, ha in questi giorni esplorato la possibilità di fare sintesi con le altre due candidature civiche di Giovanni Cavallari e Gian Guido D'Alberto. Avendo ricevuto risposte negative da entrambi i candidati, oggi Di Sabatino annuncia ufficialmente che il PD è disposto a fare un passo indietro per convergere su una figura unica di candidato
candidato sindaco tra Cavallari e D'Alberto. Ora la sintesi spetta a loro due e se mai non la trovassero e decidessero di andare ognuno per conto proprio, il Partito Democratico di Teramo a quel punto è pronto a presentare una lista rinnovata con un proprio giovane candidato. Non sono riuscito a fare la sintesi su tre candidature, cioè quella mia, quella di Gian Guido e quella di Giovanni Cavallari, e per questo sono tornato al partito a dire: io posso essere utile nel momento in cui la mia candidatura abbraccia tutti e sono inclusivo, non sono ovviamente a disposizione, né penso di essere la candidatura migliore per una, diciamo, candidatura divisiva, nel senso rispetto ad altre proposte che sono sul campo. Non siamo riusciti a trovare una sintesi su tre candidature? Benissimo, allora il Partito Democratico, che sa di essere in difficoltà in questa fase, che non ha il 40%, ma che in questa città ha preso il 15%, e se ci mettiamo anche i voti del candidato alle politiche siamo oltre il 15% e siamo oltre i 5.000 voti, è disponibile a fare, diciamo, il Partito Democratico un passo indietro, nel senso che togliamo il campo dalla mia candidatura e proviamo a fare la sintesi su queste due candidature. Se queste due candidature di Gian Guido e Giovanni insieme a noi si riesce a fare la sintesi su una proposta unitaria, il Partito Democratico ci starà senza alcun candidato sindaco. Ancora 36 ore, ha annunciato Renzo Di Sabatino, per cercare disperatamente una sintesi vincente per il centro-sinistra a Teramo. L'alternativa sarebbe quella di una partita persa dall'inizio. E ci spostiamo adesso ad Avezzano, dove l'UDC è sempre più ago della bilancia nella crisi dell'anatra zoppa. UDC che invita tutti alla responsabilità in nome degli interessi della città ed invita l'ex sindaco di Pangrazio a fare un passo indietro per agevolare la soluzione della crisi ed evitare l'arrivo del commissario prefettizio. Sentiamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. Ci sarà sabato l'incontro ufficiale fra il sindaco ed una delegazione dell'UDC che è diventato ago della bilancia per cercare di evitare il commissariamento del comune di Avezzano a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sulla cosiddetta anatra zoppa, che ha assegnato la maggioranza dei consiglieri comunali alla coalizione dell'ex sindaco di Pangrazio, che perse il ballottaggio con l'attuale primo cittadino De Angelis. Manca poco oramai allo scadere dei 20 giorni previsti dalla legge per il ripensamento in caso di dimissioni del sindaco. Il segretario cittadino dell'UDC, Leonardo Rosa, lancia un appello alla serietà perché, dice, la città non vuole personalismi e auspica un passo indietro di Gianni Di Pangrazio. Dottor Di Pangrazio, per senso di responsabilità, di poter fare un passo indietro, perché lì dove ci dovessero essere delle forme di disequilibrio nella comunicazione, certamente non è che possiamo pregiudicare gli interessi della città a delle incompatibilità personali o caratteriali. Io penso che in questo, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, ci possano essere delle modalità diverse di approccio e, perché no, forse anche una delegazione da parte disponibile da parte di queste componenti. Ci facciamo garanti di quelli che sono stati gli equilibri che ha determinato l'elettorato di Avezzano. L'elettorato di Avezzano ha determinato determinati equilibri, laddove da un lato ha scelto degli amministratori con un programma, però dall'altro ha voluto un altro sindaco. Ora la domanda fondamentale è se questo sindaco deve attuare i programmi della coalizione ex di Pangrazio oppure se deve attuare i programmi della coalizione De Angelis. Cambiamo argomento. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha avviato l'avviso di conclusione delle indagini per tre indagati dei 12 nell'ambito dell'inchiesta relativa alla gara per il restauro di Palazzo Centi, sede della presidenza della giunta regionale all'Aquila, palazzo gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile del 2009. Il filone principale della maxi inchiesta sugli appalti gestiti dalla regione Abruzzo dunque sta per essere così concluso. Si tratta di tre dirigenti regionali che facevano parte della commissione esaminatrice: Giancarlo Misantoni, Roberto Guetti e Silverio Salvi. Ai tre viene contestata l'accusa di falso. Si avvia verso l'archiviazione e la posizione degli altri 9 indagati, primo fra tutti il presidente della giunta Luciano D'Alfonso. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone.
La Procura della Repubblica dell'Aquila ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini a 3 dei 12 indagati nell'ambito dell'inchiesta relativa alla gara d'appalto per il restauro di Palazzo Centi, ex sede della presidenza della Giunta regionale dell'Aquila, danneggiato gravemente dal sisma dell'aprile del 2009. È il filone principale della maxi inchiesta sugli appalti gestiti dalla Regione. Si tratta di 3 dirigenti regionali che facevano parte della commissione esaminatrice, Giancarlo Misantoni, Roberto Guetti e Silverio Salvi. Ai 3 viene contestata l'accusa di falso. Si avvia invece verso l'archiviazione la posizione degli altri 9 indagati, primo fra tutti il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, eletto senatore come è noto alle elezioni del 4 marzo scorso. Gli altri indagati sui quali il PM Picuti chiederà l'archiviazione sono l'ex dirigente del Ministero dei Beni Culturali Berardino Di Vincenzo, ora in pensione, uomo vicino a Luciano D'Alfonso che lo ha nominato consulente, il figlio Giancarlo Di Vincenzo, tecnico progettista, gli imprenditori Giancarlo Di Persi e Mauro Pellegrini, titolari dell'impresa Lipe. Il capo della segreteria D'Alfonso ed ex consigliere PD Claudio Ruffini, l'amministratore delegato di ICET Engineering di Castelli Eugenio Rosa e 2 progettisti Alessandro Pompa e Gianluca Marcantonio. Verrebbe fuori da fonti interne al Tribunale che dal carteggio non emergerebbero responsabilità penali a carico dei 9. Nelle settimane che verranno la Procura aquilana potrebbe anche presentare istanza di archiviazione al GIP. Agli indagati sono state contestate a vario titolo le ipotesi di reato di corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico e abuso d'ufficio. In sostanza per la Procura ci sarebbe stata un'azione per favorire un'impresa. La maxi inchiesta, che ha 11 filoni oltre 30 indagati, era coordinata dal pubblico ministero Antonietta Picardi, che nel settembre 2017, come è noto, è stata trasferita presso la Procura Generale della Corte di Cassazione. Il procuratore capo Michele Renzi ha affidato i vari filoni ad altri PM. La gara comunitaria che metteva al bando circa 13 milioni di euro è stata vinta dalla Edil Costruzioni Generali di Venafro con un ribasso del 35%, un'impresa non coinvolta nell'inchiesta. I lavori sono stati sbloccati dopo che la Procura ha riconsegnato la documentazione sequestrata e nei giorni scorsi, dopo il pronunciamento della giustizia amministrativa che ha bocciato il ricorso presentato dall'impresa teramana Cingoli Nicola e Figlio, è stato firmato il contratto con la Regione, stazione appaltante e l'impresa molisana. La commessa è stata caratterizzata da tantissimi ritardi. Ora cronaca, 2 albergatori di Roccaraso finiscono nel mirino della Guardia di Finanza di Sulmona per il mancato versamento della tassa di soggiorno nelle casse del comune. Secondo i calcoli delle Fiamme Gialle il mancato versamento si aggirerebbe attorno ai 70.000 euro, somma che sarebbe stata evasa tra il luglio del 2012 e l'agosto del 2017. Al termine delle indagini gli uomini del comando di Sulmona hanno rimesso un voluminoso fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona ipotizzando il reato di peculato a carico dei responsabili delle strutture alberghiere individuate nonché alla Procura regionale della Corte dei Conti dell'Aquila per le conseguenti responsabilità di natura erariale. Andiamo avanti adesso con il nostro giornale. È stato arrestato l'uomo che ha coltellato l'amante della moglie a Cerchio in provincia dell'Aquila. L'udienza di convalida dovrebbe tenersi domani mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano. Sentiamo il servizio. Li ha sorpresi insieme e a quel punto è scattata la rissa per gelosia. Un uomo di Avezzano, operaio di 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime per aver ferito con un coltello, forse con 2 colpi, l'amante della moglie. L'aggressione è avvenuta a Cerchio, nella casa della vittima. Sia la moglie che l'amante sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano. Lui ha riportato delle ferite da arma da taglio e ha perso molto sangue. Lei invece se l'è cavata con qualche ematoma. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il marito geloso sarebbe andato a casa dell'amante con l'intenzione di chiarire. Avrebbe seguito la sua donna attendendo che entrasse nell'abitazione. Dopo qualche minuto il marito ha cominciato a bussare alla porta con violenza, fino a quando non è stato fatto entrare. È nata subito una discussione che ha assunto toni accesi, fino a scaturire in violenza. A un certo punto il marito ha tirato fuori un coltello, ferendo l'uomo con diversi colpi. Il ferito, sanguinante, è stato costretto a calarsi dal balcone, rifugiandosi in un'altra abitazione, fino a quando non sono arrivate le forze dell'ordine. A quel punto però il marito era già fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo e arrestato con l'accusa di lesioni gravissime. Adesso lasciamo la cronaca e torniamo a Teramo. Continua la protesta dei residenti delle case popolari di Via Longo. Oggi una delegazione ha manifestato sotto gli uffici del comune e ha chiesto con forza al commissario prefettizio e all'assessore Mazzocca di rivedere il progetto di riqualificazione dell'area che prevede l'abbattimento di 96 alloggi di edilizia sociale. Sentiamo.
Il progetto di riqualificazione delle case popolari di Via Longo a Teramo, sostenuto sin dai tempi del sindaco Chiodi, prevede ancora oggi l'abbattimento dei 96 alloggi di edilizia sociale per ricostruirne altri con una nuova destinazione urbanistica. I residenti non ci stanno ad essere cacciati per sempre dalle loro case e chiedono al commissario prefettizio e all'assessore regionale Mazzocca che il progetto possa essere rivisto anche sulla base della nuova emergenza abitativa post-sisma che il capoluogo sta vivendo. Il progetto dell'housing è assolutamente, come dire, alternativo alla destinazione popolare di quegli alloggi, nel senso che il progetto di housing sociale non prevede alloggi popolari se non in misura ridottissima, si pensa tipo 15 alloggi, mentre adesso ne sono 96, quindi perdere questo patrimonio di alloggi sociali in un momento di emergenza abitativa così avanzato, dovuto al fatto anche per il sisma, per la crisi economica, è veramente inaccettabile, insomma, che si possa pensare di abbattere, di eliminare 96 alloggi popolari. Oggi siete qui perché volete, insomma, dire anche la vostra? Certamente, abbiamo già parlato e straparlato e vogliamo ribadire il diritto di rimanere a Via Longo, a dispetto di tutta la manipolazione edilizia che se ne voglia fare di quel quartiere. Noi vogliamo rimanere a Via Longo perché noi abbiamo acquisito il diritto di abitare in queste case, non siamo animali perché così siamo stati trattati dalla vecchia amministrazione, quindi vogliamo che finisca questa storia perché vogliamo andare avanti con la vita, dobbiamo fare manutenzione nei nostri appartamenti, ne abbiamo già fatta prima, nessuno ci ha aiutato nelle vecchie amministrazioni e nell'attuale, quindi speriamo che il signor prefetto dia ragione alla nostra delegazione e che finisca questa spada di Damocle che abbiamo sulla testa. Andiamo avanti, il concorso non presenta anomalie, così il presidente della SASI Gianfranco Basterebbe risponde alle accuse mosse da Forza Italia e dal presidente della commissione di vigilanza della regione Abruzzo Mauro Febbo sul caso dei 54 interinali di SASI vincitori della selezione per complessive 67 figure professionali da inserire all'interno della società che gestisce l'acqua, l'erogazione dell'acqua in diversi comuni della provincia di Chieti. Vediamo. Respinge al mittente ogni polemica il presidente della SASI in merito alla selezione del personale che ha visto assumere 67 figure a tempo determinato. Tra queste 54 erano già personale interinale in forze alla SPA pubblica dell'acqua. Non ci sono zone d'ombra nell'avviso di selezione, tantomeno nell'iter che ha portato al reclutamento, dice Gianfranco Basterebbe. Esternazioni dei esposti di Mauro Febbo, politico di lungo corso, sono solo un accanimento nei confronti del personale della società. Quindi questo accanimento verso questi lavoratori, dove è vero che se n'è interessata la politica, ma la sua parte politica certo non è stata a guardare e gran parte o una buona parte di questi interinali che oggi questo Consiglio di amministrazione ha ereditato fanno parte di quelle chiamate, come è sempre avvenuto. Ancora, dove stava il dottor Febbo, il consigliere Febbo, quando alla SASI per chiamata venivano assunti centinaia di persone? O vi risulta che sia stata mai fatta una selezione se non per due eccezioni? Di queste cose fino adesso non interessava nessuno. Oggi, non so perché, tornano alla ribalta degli argomenti seri, dibattuti, affrontati, risolti e confortati da grossi giuristi di fama nazionale. Basterebbe difende anche le specifiche tecniche richieste dall'avviso per personale qualificato ad occuparsi di reti fisiche. Nessuna sorpresa quindi che 54 addetti, molti dei quali con esperienza ultradecennale, abbia superato la selezione. Ma in questa occasione, dove già siamo sotto organico, è impensabile pensare che uno che non si è mai occupato di rete fisica possa dal giorno dopo svolgere le sue mansioni. Questo è stato l'unico criterio che ha fatto in modo che degli oltre 2000 domande ricevute, solo 130-140 hanno potuto partecipare a questa selezione. Quindi anche chi ha brillato nel pensare che, una parte dei nostri interinali potevano essere vincitori di questa selezione, non ci voleva l'uovo di Pasqua.
Cambiamo ancora argomento. Sono rientrati gli studenti delle scuole di Torre dei Passeri che hanno partecipato anche quest'anno al viaggio della memoria organizzato all'interno del progetto I giovani ricordano la Shoah. Tappa principale del viaggio il campo di concentramento di Dachau, uno dei lager dove si sono registrate le maggiori barbarie nel periodo del nazifascismo e della Seconda Guerra Mondiale. Vediamo il servizio di Vestina News. Si è concluso con il viaggio della memoria e la visita al campo di concentramento di Dachau in Germania il progetto organizzato dal comune di Torre dei Passeri I giovani ricordano la Shoah. Un viaggio interessante e di un'esperienza unica quella vissuta dai ragazzi delle scuole dell'istituto comprensivo e dell'istituto tecnico economico che hanno ripercorso i luoghi delle barbarie nazifasciste in uno dei lager più sfruttati ed il primo in assoluto ad essere utilizzato nella Germania hitleriana. Un campo di concentramento dove vennero internati dai politici, ai partigiani, agli ebrei, per un totale di 30.000 persone che non uscirono più da quell'inferno a soli 16 km dal centro di Monaco di Baviera. L'amministrazione comunale, che è parte attiva del progetto, con il sindaco Piero Di Giulio, ha voluto commentare così l'esperienza degli studenti. Il Comune di Torre dei Passeri ha organizzato il viaggio della memoria. Siamo qui fuori il campo di concentramento di Dachau e le esperienze, nonostante le esperienze dei viaggi precedenti, l'emozione è sempre tanta. Quello che colpisce in particolare è il silenzio di questi luoghi e il fatto che questo silenzio coinvolga immediatamente i ragazzi che hanno avuto la possibilità di venire con noi a termine di questa iniziativa. Torniamo a Pescara. Il Comune ha presentato la sua adesione ufficiale alla Carta dei diritti della bambina, strumento a tutela delle minori e contro la violenza e lo sfruttamento di genere. Sentiamo. Il Comune di Pescara aderisce alla Carta dei diritti della bambina. Vogliamo spiegare questa iniziativa, come è nata questa decisione e cos'è la Carta della Bambina? La Carta dei diritti della bambina è un documento che è stato presentato da tutte le sezioni FIDAPA italiane per poter ribadire quali siano i diritti delle bambine che vanno tutelati, appoggiati e assecondati nel corso della sua crescita e della sua vita. Nel 1989 l'ONU approvò questa Carta dei diritti della bambina e la FIDAPA, che l'ha recepita nel 2016 con una riunione di tutte le presidenti nazionali, ha voluto promuovere in tutti i comuni principali in cui esiste una o più sezioni FIDAPA, ha voluto promuovere questa carta per poterla portare anche ai comuni limitrofi a conoscenza di tutte le amministrazioni comunali che adottandola la rendono molto più incisiva, importante e permettono anche l'applicazione nelle scuole, nelle comunità di tutte quelle regole che possono portare i ragazzi, le ragazze a conoscenza di quelli che sono i diritti di una bambina e poter promuovere una coscienza migliore che è alla base della diminuzione di tanti atti di violenza che oggi stanno aumentando. Ed ora apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B e ovviamente dal Pescara. Domenica impegno sulla carta molto complicato per gli uomini di Massimo Epifani. All'Adriatico infatti arriva la capolista Empoli, brutte notizie in casa biancazzurra perché sarà di nuovo out Filippo Falco a causa del solito problema al ginocchio che lo sta tormentando da settimane. Fuori anche Bovo, Campagnaro, Proietti e Cappelluzzo, mentre Valsania è in nazionale. Assenze anche in casa toscana, però con Andrea Azzoli indeciso sul profilo a cui affidare il ruolo di trequartista. Empoli, vera e propria bestia nera del Delfino, nelle ultime stagioni solo amarezze per la squadra biancazzurra. Sentiamo il servizio. Una vera e propria bestia nera, non c'è che dire. L'Empoli per il Pescara, specie nelle ultime stagioni, ha le sembianze della criptonite. Anche domenica pomeriggio la formazione toscana si presenta all'Adriatico con i galloni di Guastafeste dopo la buona prova del Delfino al Partenio Lombardi di Avellino. Precedenti che arridono alla squadra di Andrea Azzoli e probabilmente il 3-1 dell'andata al Castellani, preceduto dal caso Pigliacelli-Zeman, ha iniziato a minare le certezze del Pescara. Il problema per la squadra di Epifani sono le defezioni ancora
tante, troppe, perché il tecnico dovrà fare a meno ancora di Filippo Falco per almeno altri 20 giorni. Il giocatore è arrivato nel mercato di gennaio, ancora problemi al ginocchio, quelli che ne avevano rimandato l'iniziale esordio con la nuova divisa. Anche Bovo sarà fuori causa, così come Campagnaro. Non saranno disponibili neppure Mazzotta, Proietti e Cappelluzzo, ancora infortunati, e Balzania impegnato con la nazionale Under 21, mentre, nonostante qualche piccolo fastidio, Crescenzi, Koulibaly e Fornasier saranno della partita. Epifani promuoverà ancora una volta il 3-5-2, modulo che sta cominciando a dare le certezze che il tecnico si aspetta, soprattutto nella solidità difensiva. Assenze che saranno il filo rosso della partita, perché anche in casa empolese Andrea Azzoli avrà qualche grattacapo. Fuori Veseri, che ne avrà per tutta la settimana, Benasserra e Zaic fuori con le nazionali. Un Terzé è in dubbio, anche se già oggi potrebbe riaggregarsi con i compagni di squadra. Ma il vero cruccio del tecnico, quello legato alla figura del trequartista, ovvero se mettere Ninkovic dal primo minuto dietro ai due attaccanti, Caputo e Donnarumma, o se invece optare sull'avanzamento di Krunic con Lollo e Brighi nel ruolo di mezziali, con al centro Castagnetti. Come detto, Empoli vero e proprio spauracchio per il Pescara. Oltre alla gara dell'andata, fu clamoroso lo 0-4 della scorsa stagione in Serie A, gara che avrebbe potuto segnare il destino di Massimo Oddo sulla panchina biancazzurra. In quel caso e di quella partita si è molto discusso nei mesi a venire, perché in molti si aspettavano l'esonero, era il 6 novembre, per virare subito su un tecnico differente che potesse fare mercato e provare a salvare la nave nella massima serie. Il ritorno di fatto fu una formalità, con l'idea di Zeman di spostare Brugman nell'inedito ruolo di centravanti. Precedente post natalizio, quello del 2013 invece, il 29 dicembre il Pescara, dopo il successo di Modena del giorno di Santo Stefano, proprio con l'Empoli in casa cedendo 1-2, iniziò la serie di 6 sconfitte consecutive che portò, dopo i rovesci con Juve Stabia, Trapani, Crotone e Varese, all'esonero di Marino dopo l'1-0 rimediato a Bari. Arrivò Cosmi, ma quella stagione chiusa a 37 punti si trasformò in una vera e propria delusione. Quel campionato lo vinse proprio l'Empoli, oggi capolista. Il Pescara lavora per evitare di dover rivivere quanto già visto. E noi proseguiamo con il calcio, ma facciamo un passettino indietro di categoria. Il turno infrasettimanale di campionato ieri è stato ancora amaro per il Teramo, che in casa del Südtirol, dopo una gara accorta, cade per effetto del gol di Sgarbi quasi a tempo scaduto. Sconfitta che fa male, che lascia i biancorossi al terzultimo posto in classifica. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Il veleno nella coda per il Teramo, che in pieno recupero crolla al Druso di Bolzano per effetto della zampata di Sgarbi. Ancora decisivo il centrale del Südtirol, già giustiziere del Vicenza venerdì scorso. Un finale amaro per un Teramo che era vicino al terzo pareggio senza gol consecutivo, che sarebbe stato tutt'altro che da disprezzare. Rispetto alla gara con l'Albino Leffe, Paladini non cambia modulo 3-5-2, ma avvicenda diversi uomini: Milillo nel trio di difesa, Graziano in mediana, Fratangelo e Bacio Terracino in attacco. Finiscono in panchina Ventola, Amadio, Gondò e Tulli. Nel Südtirol il tecnico Zanetti deve rinunciare a Erlich, KO durante il riscaldamento. Dentro Baldan. Le altre novità sono Candellone e Cia al posto di Giasi e Bro. Presenti l'ex giuliese Vinetto e gli abruzzesi Berardoc e Costantino, il bomber degli Alto Tesini con 12 centri e che quasi diventano 13 al primo minuto, ma prima della rete il centravanti è giustamente fermato per offside. Una decina poco più i tifosi biancorossi, che hanno affrontato la lunga trasferta infrasettimanale, che non si esaltano davanti alla soluzione della distanza di Ilari al 14°, ma che possono imprecare per la palla gol sciupata un minuto dopo da Varas. Fratangelo è caparbio e sulla riga di fondo recupera e crossa un pallone che l'ex Lumezza ne cicca malamente. La gara nel complesso offre poco, il Teramo si copre bene ma fa fatica a costruire. Il Südtirol conferma quanto dicono i numeri: squadra solida ma fase offensiva senza sussulti, che non va oltre un tiraccio di Cia e una percussione di Frascatore. Solo nel finale di tempo si rianima una gara piuttosto piatta. Teramo pericoloso da palla inattiva, cross di De Grazia per l'incornata di Caidi neutralizzata da Offredi. Nell'unico minuto di recupero la girata di Costantino da ottima posizione su suggerimento di Tait precede di qualche istante il fischio di Lorenzin di Conegliano Veneto, che manda tutti all'intervallo. Ad inizio ripresa l'impressione è che il Südtirol voglia accelerare, conclusione di Fink al quinto di poco alta. Poco dopo, sugli sviluppi di una punizione, duro scontro fortuito tra Baldan e Bifulco. Provano a resistere ma vanamente, così al quarto d'ora lasciano il campo a Bro e Calore. Contestualmente altri cambi: Giasi per Candellone, Gondò e Tulli per Fratangelo e Bacio Terracino. Il fronte d'attacco rinnovato non dà linfa ad un diavolo che pensa più a non prenderle, per poi rischiare su un contropiede che Bro non riesce
riesce a finalizzare. Anche in questo caso il finale di frazione ravviva la partita. De Grazia spara alto da lontano, poi Graziano affonda e mette dentro per Gondò, anticipato di un soffio dalla difesa altoatesina. La squadra di Zanetti cerca il colpo di reni con un forcing finale che trova coronamento nella punizione di Gatto in pieno recupero. Difesa immobile, controllo sospetto di Sgarbi che anticipa Calore e sigla il gol partita. Lo stesso Calore evita il 2-0, ma è un KO che fa malissimo. Al di là della pochezza offensiva del Teramo, lo 0-0 avrebbe rispecchiato l'andamento del match, che fa ripiombare i biancorossi tra mille preoccupazioni, mentre proietta sempre più in alto il Sud Tirol. Adesso andiamo in Serie D, dove quella di domenica sarà la giornata del derby tra l'Aquila e Avezzano allo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo Acconcia. Squadre che vivono momenti diametralmente opposti, caos societario in casa rossoblù e entusiasmo per il terzo posto in quella biancoverde. Proprio il presidente dei marsicani Gianni Paris si dice rammaricato per la complessa situazione che sta investendo il calcio aquilano. Sentiamolo. È un derby che viviamo nel giusto modo, noi dobbiamo cercare di uscire indenni dallo stadio del capoluogo di regione. Loro stanno vivendo un momento che a me dispiace da presidente, perché avere una società che non esiste e una società che poi ha portato avanti tutta una serie di cose, riunioni, assemblee sempre deserte, sempre. Fa male ai giocatori, fa male al mister, immagino, quindi sono molto solidale con la squadra, con i giocatori, con lo staff tecnico e con nessun altro del calcio aquilano. E quindi mi dispiace che stiano vivendo un momento che col calcio purtroppo torna spesso, queste problematiche di iniziare campionati senza basi, senza strutture economiche, senza la possibilità vera di amare i colori, no? Io sono un presidente che quando vince fa la doccia con la squadra, quindi insomma, credo che sia emblematico, no? L'amore che sia l'attaccamento verso la maglia. All'Aquila questa cosa sinceramente io non la vedevo prima, quando le cose andavano benino, non la vedo per niente in questa stagione. Mi dispiace per i giocatori, per il mister, che comunque è sempre stato uno che ha tenuto a rendere la squadra qualcosa di isolato rispetto a tutto il caos, oppure rispetto al silenzio, che è meglio dire, della situazione societaria. Domenica però noi giocheremo una partita alquanto vera. Non è bello per il capoluogo di regione che si sia arrivata a tanto, no? Ci sto pensando meno di tutte le altre volte, quindi l'importanza che sto dando al derby è un'importanza relativa, perché credo che per me siano 90 minuti come tanti altri. Ovviamente dobbiamo difendere la terza posizione, per difenderla dobbiamo attaccare. Ecco, però se vince all'Aquila, per essere un po' più venali, non mi dica che la prenderà così com'è, tre punti uguali agli altri. No, quello no, ma, insomma, ovvio, perché vincere il derby è il derby dei derby, per noi rappresenta qualcosa di fondamentale, no? Peserebbero tanto, e quando poi si tornerebbe dopo 4 giorni a giocare il 29 marzo con il Campobasso in casa, ci sarebbe tutta un'altra musica e un'altra atmosfera. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sia sul canale YouTube della nostra emittente che sul sito www.tv6.it. Buona giornata.